dal vetro trasparente alla filigrana, dal vetro ghiaccio al vetro inciso e dipinto, dal vetro lattimo all'avventurina fino al calcedonio. Così la Serenissima si imponeva in tutta Europa, producendo oggetti unici per forma e tecnica. Quello che cambia, però, la storia di Murano è l'invenzione del vetro trasparente, ottenuta grazie a una formula sperimentata proprio dai maestri vetrai veneziani e a lungo tenuta segreta. Una scoperta che, soprattutto nel Rinascimento, portò il vetro di Murano ad essere simbolo di ricchezza ed eleganza tra i più ambiti delle corti europee. Una conquista a cui tutto il mondo guardò con grande stupore e molta attenzione, e perché no, anche con invidia, perché le importazioni si sbilanciarono a favore della Serenissima e portarono il vetro artistico di Venezia tra gli oggetti più desiderati, penalizzando ovviamente le corti europee che lo volevano e quindi spendevano molto per avere questi vetri sulle loro tavole, quindi Inghilterra, Spagna, ma soprattutto Francia. A Murano quindi si venne a creare un centro di produzione di altissimo livello, sia tecnico che artistico, tutelato e protetto dalla Repubblica.